È il settimo giudice assassinato in 3 anni e mezzo. 3 terroristi gli hanno sparato a sangue freddo nel traffico convulso di una fredda mattinata milanese. Il solito rituale agghiacciante, la solita formula. Qui prima linea, abbiamo giustiziato noi Alessandrini. Stava andando in ufficio, aveva da poco salutato la moglie e accompagnato a scuola il figlio Marco di 8 anni, 3ª elementare. Poi, con la sua Renault, si stava avviando verso il centro. Si ferma ad un semaforo all'incrocio di Viale Umbria con Via Muratori. I terroristi aspettano il rosso e fanno fuoco. Le pistole rientrano nelle tasche dei giacconi. I killer, nel giro di pochi secondi, spariscono. Scatta la caccia, allora senza esito. Alessandrini indagava sulle versioni di qualunque colore, ma in particolare era alle calcagna di quelli di prima linea. Sul suo tavolo sono passate le pagine più drammatiche della più grossa tragedia italiana che si chiama terrorismo. Freda e Ventura, le SAM, le Brigate Rosse, i gruppuscoli dell'estrema destra e gli autonomi. Di Emilio è stato un funerale a cui ha partecipato tutta l'Italia. Poi è come se ci fosse stato un periodo di dimenticanza, di oblio. A questo punto un gruppo di amici del liceo di Emilio si sono uniti e abbiamo costituito una sorta di associazione basata sul volontariato che ha cominciato a mettere in piedi delle iniziative culturali, uno statuto che ha detto sostanzialmente, ha stabilito che di portare avanti l'insegnamento e la conoscenza, soprattutto di Emilio e l'insegnamento. E questo seme ha dato via via dei frutti. Siamo andati nelle scuole a parlare di legalità, ad Ari, un piccolo paese, è nato un paese della memoria dove ci sono sculture che ricordano non soltanto, la prima è stata di Emilio, un libro interrotto a metà, su cui i bambini con una grafia infantile hanno scritto ad Emilio Alessandrini, magistrato d'Italia, uomo d'Abruzzo, ucciso per il suo amore di giustizia e di legalità. Il ricordo di Emilio Alessandrini passa attraverso la testimonianza del figlio. Credo che oggi come ieri la figura di mio padre testimoni un senso di impegno nelle istituzioni, ma non solo nelle istituzioni, io preferisco pensare ad un impegno in tutte le cose che ciascuno di noi fa quotidianamente nella propria vita.
Uno schermo rende omaggio alla memoria del magistrato, proiettando le immagini del documentario Emilio Alessandrini vive di Stefano Falco, e i giovani ascoltano attenti. Quando questi ragazzi, e ce ne sono tanti questa mattina, sanno della vita di Emilio, beh, trovano in lui uno stimolo di ulteriore impegno.